prende la metro. Arriviamo tardi, tranquillo, sto arrivando, prendo il biglietto, ciao, ciao. Ciao. Due biglietti per la metro. Grazie. Ciao. Grazie, buona giornata. Buona giornata. Buongiorno. Buongiorno. Ma no, ma lascia stare. Allora, prima manifestazione dopo un anno e mezzo, ci riprendiamo la piazza. Matteo, sei ufficialmente delegato allo striscione. Dentro ci sono i moschettoni e la bandiera. Buona emozione, insomma, dopo un anno e mezzo. Ah, ecco. Credo che in questo momento non c'è. Io quindi che ho finito la Ma sei bravissima, Pina. Verso Piazza Castelli. Ma fammela vedere sta foto. Quindi è già in Piazza Pollandini. Beh, c'è Claudio. Arriviamo. Eccoci qua, via Cernaia. Andiamo verso Piazza Castello in manifestazione dopo un anno e mezzo. Buona emozione c'è, eh? È proprio tempo di riprendersi la piazza. Oh, non correte, che vi aspetta Landini, non correte. Quei due là davanti scappano dalla telecamera. E invece ci dovremmo far vedere come via. 200 esuberi, altro che blocco dei licenziamenti. Se sbloccano i licenziamenti a noi ci ammazzano. Perché in sto paese, come al solito, competi sul massimo ribasso del salario, su qualche diritto in meno, non su quello che sai fare e su come lo fai. Ci avviciniamo alla piazza, siamo quasi per entrare in Piazza Castello. Davanti a noi ci sono delle bandiere. Piazza Castello. Andiamo a mettere lo striscione. Aspetta che inquadro la piazza e andiamo a mettere lo striscione. Andiamo a vedere se c'è qualche spazio libero. Là, lo mettiamo là. E se no lì. Sì, possiamo fare una roba. Vieni qua. Aspetta, No. Oh, gira. E lo striscione posizionato. Andiamo. Allora. Ne abbiamo uno di qua. Arriva, eccolo. Ma che bello. Guarda Cementi. Vai Mauri. Maurizio. Numero uno. Bellissimo. Compagni rischiano di perdere il posto di lavoro, eh? Come noi. Queste due grandi cementerie stanno un pochetto cercando di intortare. Da dove venite voi? Arquata, in provincia di Alessandria.
Quindi anche voi rischiate il posto di lavoro come noi? No, l'abbiamo già perso. L'avete già perso, voi siete portati avanti. No, il posto l'abbiamo già perso. Però si sono dovuti mettere in due per farci il culo, eh. Ah, c'è Dio Mollo! Aspetta, il serfone con Dio Mollo, aspetta. Bene, come stai tu? Io alla grande, come sempre. Aspetta che ti rendo partecipo, eh. Di cosa mi rendi partecipo? Ma tu non ti preoccupare, tanto tu sei la garanzia. Serfone con Dio Mollo, segretario di Cuneo. Grandissimo. Questa volta vinciamo. Sempre. Siamo stufi di pareggio. Come stai? Alla grande. Alla grande. Finalmente ci ripigliamo una piazza. Era ora, vero? Speriamo che sia solo l'inizio. Speriamo. Ciao Davide. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao. Com'è? Bene. Ciao. Ciao. Come sto? Lottiamo, andiamo avanti. Allora, oggi siamo qui in piazza insieme a tutte le regioni del nord e in contemporanea a Bari, con le regioni del sud, a Firenze, con le regioni del centro, la CGIL, CISL, UIL, per sostenere con forza le nostre ragioni, la proroga del blocco di licenziamenti, una riforma degli ammortizzatori sociali, politiche attive per il lavoro. E a questo punto scatta l'applauso sulle nostre rivendicazioni. Grazie ai collegamenti che faremo con le altre piazze e visibili sui maxi schermi. Vi do il timeline di questa mattinata che ci vede qui in Piazza Castello, okay. Piazza Torino. Alle 11 ci sarà il collegamento con Piazza della Libertà di Bari, con Piazza Torino, con Bombardieri, segretario generale della UIL. Bella piazza, alle dai. 12 qui da Torino, in Piazza Castello, con Maurizio Landini, segretario generale. Arriva sotto il palco. Davvero incredibile e sconvolgente che in un paese che si definisce civile ed evoluto si possa morire manifestando per essere riconosciuti e difendere dei diritti. Non può e non deve accadere. Non deve essere consentito. Antonio! Vincenzo Santo Vito, Madonna! Vieni qua! Allora, sta piazza com'è? È una piazza da spettacolo! Adesso facciamo una bella... una canzone di tutti i compagni e compagne! Una mattina mi sono svegliato! Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao! Vieni, vieni qua! Vieni qua. No, voglio rovinare il video! Non voglio rovinare il video, tutto a posto? Sempre, sempre! Com'è la piazza? Bella, piena, rossa. Ti aspettiamo poi vicino a Maurizio quando arriva. Ti aspettiamo lì vicino. E beh, quando finisce. Magari incontrarlo. Vediamo se ci riusciamo. Sarebbe bello. In valle, tutto a posto, tutto dal Pacifico, tranquillo. Certo che no. In cassa. E invece noi vi chiediamo di rispettare 200.000 a settembre. Avremo gli stessi problemi. Avremo passato la pandemia. Avremo buttato i soldi per le sedie a rotelle. Avremo subito proclami e prospetti. E invece servono decisioni strategiche, non posizioni elettorali di breve periodo. Qualità e continuità delle discussioni. E allora sempre qui in piazza per portare le nostre proposte. Abbiamo detto che oggi è una manifestazione per rivendicare una riforma fiscale. Inizia. Dale Maurizio! Maurizio! Buongiorno a tutti e a tutti. È davvero molto bello ritrovarci di nuovo tutti insieme nelle piazze. Vabbè. Riprendere la parola, Adesso ascolto riprendere Maurizio. Voce,
riprendere il ruolo che spetta al mondo del lavoro. E deve essere chiaro a tutti che ognuno da solo non va da nessuna parte, va a sbattere. Da solo ce la possono fare quelli che sono ricchi e che hanno tanti soldi, non quelli che per vivere hanno bisogno di lavorare. Noi non a caso abbiamo fatto oggi 3 manifestazioni, una a Bari, una a Firenze e una a Torino. È un vecchio slogan, nord, centro, sud, uniti nella lotta. Uniti perché la divisione è quella che pagheremo cara se passa. Perché siamo già troppo divisi e frantumati dentro al mondo del lavoro. Noi abbiamo bisogno che si affermi un principio fondamentale, che è la ragione stessa del movimento sindacale. I lavoratori e le lavoratrici che fanno lo stesso lavoro debbono avere gli stessi diritti e debbono avere le stesse tutele. Ma se non ci ascoltano, non ci fermiamo qui e uniti andremo avanti fino a quando non abbiamo ottenuti i nostri risultati. Grazie a tutti e a tutte.